per cuore gialloblu è appena finita la partita tra la 0-1 San Mauro e la Spezia. Facciamo due chiacchiere con il dirigente della nuova Pallacanestro San Mauro 0-1, Davide Ponenti. Buonasera, ciao. Allora, due punti sono finiti a San Mauro, la partita è stata forse più combattuta di come forse immagina, come era stata preparata. Secondo me noi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati forse un po' troppo confusionari nei primi due quarti, dove comunque siamo stati bravi a non perdere il filo della partita, loro hanno difeso molto bene, noi avevamo delle difficoltà soprattutto a concretizzare e capitalizzare quello che creavamo. Secondo tempo abbiamo fatto, secondo me abbiamo giocato un po' più lucidi, un po' più sciolti. Credo che poi alla fine abbia vinto la squadra più forte, almeno noi abbiamo dimostrato questo stasera. Sono due punti importanti, due punti che fanno sì che venga cancellata la sconfitta di sabato scorso, e adesso andiamo avanti, ci prepariamo per la trasferta di Milano di sabato. Questa è la quarta giornata, San Mauro ha colto tre vittorie, una sola sconfitta a Legnano di misura. È una neopromossa, una squadra costruita con sei giocatori nuovi, quindi anche allenatore nuovo staff dirigenziale, c'è tanta ausilio in questa San Mauro, tanti vengono dall'ausilio dell'anno scorso, che compongono diciamo il pacchetto dei dirigenti. C'è un'idea, hai tu un'idea che si sta creando con questa integrazione diciamo dalla società ausilio e dalla nuova Pallacanestro San Mauro, si sta creando un qualcosa che punta a fare una progettualità? Secondo te, anche tu sei nuovo? Sì, io sono nuovo, io sono arrivato quest'anno insieme a Stefano Calzavara, insieme al preparatore Pernice, Alessandro, insieme a Simone Roberto. Io credo che a San Mauro ci sia una buona possibilità di lavorare bene. La società è una società presente, chiaramente dovremmo imparare molto da questi campionati, perché è la prima volta che ci affacciamo di campionati importanti come può essere un campionato di C1. Noi abbiamo fatto fino a questo momento bene, 3 vittorie su 4. Sabato scorso abbiamo perso contro una squadra oggettivamente che ha giocato meglio di noi sabato, quindi insomma, forse è giusta la loro vittoria. Abbiamo un compito noi, soprattutto quello di tenere questo entusiasmo che c'è attorno a questa squadra, perché è molto facile essere contenti quando si vince, dovremmo essere bravi a mantenere lo stesso entusiasmo, lo stesso gruppo anche quando perderemo. Se riusciremo a fare questo vuol dire che staremo creando qualcosa di importante, soprattutto dal punto di vista mentale e dal punto di vista di unione. Chiaramente abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto 3 vittorie su 4, 2 vittorie in casa. E adesso vediamo, sappiamo che comunque il campionato è lungo, sappiamo che non potremo competere con le squadre che oggettivamente ci stanno davanti, quindi 3, 4, 5, probabilmente 6, noi dovremmo essere bravi a rimanere nel gruppo di quelle immediatamente sotto alle squadre che oggettivamente, vuoi per la parte del budget che hanno speso, vuoi per l'esperienza, proprio il fatto della capacità di affrontare certi campionati punteranno in questo campionato. Noi non siamo pronti, anzi, noi dovremmo cercare di trovare il prima possibile la strada per la salvezza. Sarebbe anche sbagliato e non sarebbe neanche corretto dire delle cose non vere. Noi sappiamo bene qual è la nostra dimensione di questo campionato. Vedremo, chiaramente, se avremo la possibilità andremo avanti, però non dobbiamo dimenticarci che il nostro campionato è la salvezza. Così va bene, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti perché anche nelle partite importanti come stasera non abbiamo mai perso la testa, anche quando vedevamo che non riuscivamo a fare quello che volevamo fare, la stessa cosa in trasferta a Cavamanara, dove abbiamo così cominciato ai mille all'ora e poi abbiamo dovuto subire il loro ritorno. Questo vuol dire che comunque la squadra mentalmente c'è, che la squadra ha voglia di combattere, ha voglia di lottare, e questo è importante. Io sono convinto che questa squadra farà bene, ha un gruppo molto buono, ha una società che ti fa lavorare, che ti fa lavorare bene, che ti lascia tranquillo. Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci seguono sempre, e quindi ci sono tutte le possibilità per fare bene, bisogna solo avere pazienza. Ci sentiremo con le prossime interviste per vedere se la classifica migliora o se si può iniziare a pronunciare la parola playoff. Va bene, più avanti.
Sì, va bene, io sarei ben contento arrivare ai playoff, anche se, se il cammino è lungo, poi chiaramente, come ho detto, 5-6 squadre sono sulla carta più forti di noi, però non diciamo qualche nome. Secondo me Torino Basket, il Custorino sono superiori, Tiguglio e lo stesso Saronno verranno fuori, Cassonovo, anche se noi abbiamo battuto la prima classifica di campionato, secondo me è una squadra attrezzata per fare bene, perché è vero qui ha perso di un punto, però è sempre molto difficile giocare la prima in trasferta con una squadra nuova, perché loro hanno cambiato molto e hanno giocato molto bene anche la gara interna persa con tutti i vicini. Quindi queste 4-5 squadre a mio giudizio sono superiori a loro sulla carta. Poi la stessa Varese, il San Giorgio che è una buona squadra. Noi dovremmo trovarne 3 squadre più deboli di noi. Una volta trovate 3 squadre più deboli di noi, andiamo. Se ci faccio una domanda poi chiudiamo. Perché Barberis è morto con la palla in mano 10 secondi dalla fine? Una partita con 7 punti di discrepanza, tra l'altro alla fine è possibile che Spezia e adesso. Spezia sappiamo che comunque mancavano dei giocatori importanti, sì. Tra cui Giusti su tutti, non è un momento per la squadra di Spezia. La partita non è finita con 30 punti di scatto, si andrà a giocare lì con Spezia in concreto, 7 punti e la classifica potrebbe essere diversa da quelli di adesso. Guarda, l'esperienza probabilmente, guarda, se riuscissimo, se la squadra in alcuni giocatori che sono molto giovani, quindi Marco è uno di questi, se avessimo questa mentalità e avessimo questa lucidità di rimanere nella gara sempre, soprattutto a 6 secondi dalla fine, probabilmente avremmo risolto molti dei nostri problemi dal punto di vista mentale. Sarebbe stato molto più grave se una cosa così l'avesse fatta il mio miglior giocatore, che è Simone Roberto, a cui io dico prendi la palla Simone. Chiaro, se lo fa un ragazzo giovane come Marco, va bene così, ecco, su questo dovremmo lavorare. Poi se non avessimo questi errori probabilmente saremmo nel novero delle 4 squadre che appunto la vincerebbero. Grazie Davide. Grazie, ciao e arrivederci.